Avevamo preannunciato la scorsa settimana che oggi saremmo stati qui col sindaco. In realtà no, oggi avremmo intervistato il sindaco riguardo l'area mercatale. Abbiamo poi deciso di comune accordo di essere proprio qui sul luogo. Sì, e i lavori procedono, come si vede, alle mie spalle c'è la parte coperta, che poi gli altri restanti giorni della settimana non destinati al mercato e può essere utilizzata come area eventi. La nuova area mercatale è una delle opere più importanti di questa amministrazione. Sono decenni oramai che la città si attende a una nuova area mercatale, anche perché la zona dove oggi si svolge il mercato è nei pressi dell'ospedale, in via delle Nazioni Unite, è del tutto inidonea. Lì c'è un concentrato ormai esagerato di attività il venerdì che non consente più di una normale vivibilità dell'area. C'era questo impegno e quindi lo portiamo a termine. La nuova area mercatale sarà già pronta nella prossima primavera. Abbiamo l'area destinata alle bancarelle, l'area destinata agli ambulanti, ai venditori. Poi abbiamo anche un chiosco bar che è qui alla mia sinistra, servizi ovviamente, questa parte coperta. Poi serve anche per riqualificare ulteriormente quest'area. Noi la stiamo notevolmente riqualificando. È l'area dove c'è anche la farmacia comunale, è l'area dove è vicina a pochi metri dalla saletta di Via Volta, centro di aggregazione, che dopo un restauro molto molto bello curato dall'amministrazione comunale e portato avanti dall'impresa De Bellis. Insomma, è un'area che stiamo cercando di trasformare. Questa è un'attività, una progettazione che parte dall'amministrazione della prima amministrazione del dottor Antonio Vaglio. Lavorammo molto su questo progetto in quella giunta, era la giunta presieduta dal dottor Antonio Vaglio, e poi si era fermata perché non c'erano le risorse per il cofinanziamento di 1 milione di euro. E questa amministrazione si è poi sobbarcato l'onere di ripianare il bilancio del comune, e questo ci ha consentito finalmente di avere a disposizione quel 1 milione di euro che serve per realizzare quest'area e anche altre opere qui nella zona della 167. E difatti, una volta messo in ordine i bilanci del comune, mi sono recato a Bari, come sanno i cittadini, e con il presidente Vendola abbiamo firmato quell'accordo che poi ci ha consentito di partire con questi lavori, che non sono, bisogna dire, i soli lavori di cui ci stiamo occupando. Quasi terminato il restauro del chiostro dei Carmelitani, sarà consegnato tra qualche giorno, è terminato il restauro anche del chiostro di Sant'Antonio, anche quello terminerà tra qualche giorno, terminata la prima parte dei lavori nell'ex pretura in piazza Salandra, abbiamo ottenuto il finanziamento nei bandi per la rigenerazione urbana che ci consentirà di rifare la facciata del teatro comunale, di ristrutturare tutto il mercato coperto di via Pellettieri e di intervenire per la riqualificazione dell'area della chiesa di Sant'Antonio e via San Giovanni, anche rifacendo il basolato. Voglio poi ricordare anche due importanti opere realizzate a Santa Maria al Bagno. Abbiamo completato il museo dei murales ebraici e abbiamo anche completato a tempi veramente di record, eccezionali, l'acquario marino nei pressi del museo dei murales. Sempre a Santa Maria al Bagno poi è in atto una imponente attività di realizzazione di rete fognaria. A proposito di reti, avvieremo tra qualche giorno i lavori per la rete idrica, per la nuova rete idrica di Villaggio Resta, importante frazione del nostro territorio, priva purtroppo fino ad oggi di acqua. Poi 600.000 euro per interventi su strade rurali. In questi giorni è in corso la gara per la ristrutturazione e il restauro del torrione del castello degli Acquaviva, un altro 1.100.000 euro di lavoro, e poi tanti altri lavori di cui vi parleremo nei prossimi giorni, e soprattutto con la sorpresa importante, ma ne parleremo dopo, della fontana di Piazza Castello.